Un cordiale saluto e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento con l'informazione del TG6. In apertura i numeri del Covid sono 1015 nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 394 tamponi molecolari e 2506 test antigenico rapido effettuato nelle ultime 24 ore. 297 invece il numero dei guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 33.745. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, 174 pazienti più 14 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica, 5 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 3.387. Del totale dei casi positivi registrati oggi, 139 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 325 in provincia di Chieti, 254 in provincia di Pescara, 242 in provincia di Teramo, 27 fuori regione e 28 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E dunque in Abruzzo nelle ultime 2 settimane è cresciuto sensibilmente il numero dei positivi al Covid-19. Il virologo Paolo Fazzi invita alla cautela e all'uso delle mascherine in luoghi affollati. Paolo Renzetti. Cresce ormai costantemente da 2 settimane il numero dei positivi nella nostra regione. I dati non inducono per i prossimi giorni ad un grande ottimismo, ma è giusto non fare allarmismi. In molti però non si aspettavano una curva così in salita, soprattutto in pieno periodo estivo, anche se il virologo Paolo Fazzi non è dello stesso avviso e spiega il perché ai nostri microfoni. Allora, francamente io me l'aspettavo. Me l'aspettavo perché ci sono state 2 variabili importanti che hanno remato tutte dalla stessa parte, quindi a favore dell'esplosione dei casi della virosi di Covid-19. La prima variabile è legata al fatto che adesso noi abbiamo come variante prevalente Omicron e ultimamente anche dei sottotipi 5, 4 e 5 che sono estremamente trasmissibili. Quindi parliamo quindi di un virus che secondo alcuni studi ha un R con 0 quasi simile a quello del morbillo che, come ormai tutti sappiamo, è il microorganismo che ha l'R con 0 più elevato, un R con 0 che va da 15 a 18. Dicono che questo Omicron 4 e 5 abbia un R con 0 12-15, quindi molto molto infettante. E dall'altra, diciamo, l'atteggiamento non congruo da parte della cittadinanza, ovviamente che in parte è anche giustificata, perché dopo 2 anni e mezzo di Covid evidentemente la gente si è stufata a portare la mascherina, che però purtroppo è l'unico presidio utile a garantirci dalla virosi e dalla circolazione del virus. Fazzi chiarisce poi la problematica relativa alla quarta dose, considerando l'arrivo in autunno di un vaccino aggiornato con le nuove varianti di Omicron. Il fragile, l'anziano con delle comorbilità, deve fare la quarta dose, la deve fare perché questo virus, questa variante Omicron, è molto infettante, poco patogena, ma comunque può essere seriamente patogena in questi setting di soggetti, e quindi la quarta dose va fatta. I soggetti magari, diciamo, non fragili, che magari non hanno appunto delle comorbilità, teoricamente potrebbero aspettare anche l'autunno per fare il vaccino, considerando che sembra che verrà commercializzato per quella data un tipo di vaccino ridisegnato appunto su Omicron. E noi cambiamo argomento. Il Sole 24 Ore ha reso noti i risultati del governance poll sui sindaci delle città capoluogo di provincia in base ai risultati ottenuti nel 2022. Male i primi cittadini di Chieti e Pescara, che perdono posizioni al 26esimo posto, ed in miglioramento Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo, che ascoltiamo nell'intervista. Abbiamo preso questa mattina la graduatoria del governance poll, che è la classica graduatoria che ogni anno il Sole 24 Ore
costruisce e definisce sulla base di un sondaggio nazionale e insomma con fiducia e speranza raccogliamo questo risultato positivo, 26esimo posto in Italia a livello nazionale, ma il dato vero è l'incremento della percentuale, siamo al 55%, segno di una fiducia e di una speranza che non deve assolutamente farci accontentare, ma deve spronarci a lavorare sempre meglio per la città, per l'amministrazione, e questo stiamo facendo quotidianamente, ed è un risultato non solo ovviamente del sindaco, ma di tutta la squadra, di tutto il gruppo. È un sondaggio che viene predisposto dopo 4 anni di amministrazione, quindi dove è inevitabile che ci sia anche un logorio dell'amministrare che è fisiologico. E l'altro aspetto positivo, comunque risultato importante all'interno della regione, che comunque ci consente veramente di guardare al futuro con fiducia e speranza senza accontentarci mai. La campagna elettorale è ancora molto lontana, adesso è il tempo dell'amministrare, la campagna elettorale inizierà a febbraio-marzo 2023, attendiamo anche quali saranno i termini, quali saranno le date elezioni, ma la campagna elettorale è lontanissima. Ed il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, eletto nel 2019 con una coalizione di centrodestra, è al 10° posto nella graduatoria dei gradimenti dei governatori secondo il Governance Poll 2022, l'indagine curata da Noto Sondaggi pubblicata oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Marsiglio ottiene un punteggio del 46%, in crescita dell'1% rispetto all'edizione 2021. Per quanto riguarda la differenza tra il Governance Poll 2022 e il consenso nel giorno delle elezioni del 2019, il governatore abruzzese registra una variazione pari al meno 2%. Nella classifica al primo posto c'è il governatore del Veneto Luca Zaia con il 70%, all'ultima posizione invece il governatore del Molise Donato Toma con il 35%. E noi cambiamo ancora argomento. Dopo l'ennesimo episodio di movida violenta a Chieti Scalo, a parlare l'assessore con delega alle politiche giovanili Manuel Pantalone. L'amministrazione, dice Pantalone, è al lavoro per contrastare questo fenomeno anche in maniera costruttiva con il mondo delle scuole. Quello di sabato sera è solo l'ultimo degli episodi di movida violenta a Chieti. Protagonista ancora la zona dello Scalo e ragazzi tra i 17 e i 20 anni. Questa volta a far degenerare una tranquilla serata la risposta negativa alla richiesta di un accendino. Così il minore si è sentito in dovere di poter prendere a pugni in faccia il malcapitato che è stato trasferito in ospedale riportando lesioni ad un occhio e al braccio. Per il ragazzo autore del folle gesto potrebbe essere adottato il cosiddetto Daspo Willy. Sulla questione è intervenuta l'amministrazione comunale, che in questi mesi ha avviato un percorso di responsabilizzazione delle attività legate alla somministrazione di bevande alcoliche. È chiaro che però il tema è sociale e per quanto stiamo facendo, comunque ci rendiamo conto che non è mai abbastanza, ma non è mai abbastanza perché ovviamente le cause vanno ricercate in problematiche di natura diversa. È chiaro che come amministrazione siamo al lavoro per contrastare questo fenomeno, però nell'ambito dei perimetri delle nostre pertinenze. Come assessorato alle politiche giovanili abbiamo più volte promosso incontri nelle scuole. È chiaro che è un lavoro duro, ma è un lavoro importante, ma perché deve essere un percorso costruttivo che facciamo anche in maniera sinergica con il mondo della scuola. Ma tornando ai fatti di specie, non ritengo appunto che siano problemi di orari o problemi di altra natura. In passato abbiamo affrontato, ripeto, questi aspetti anche con dei provvedimenti amministrativi precisi. Oggi il tema è quello del controllo e del monitoraggio. Le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario e noi siamo ovviamente pronti, come lo abbiamo fatto anche proprio restando nel tema durante lo scorso weekend, ad attivare le nostre forze di polizia locale per avviare dei controlli congiunti. Ed è stato firmato questa mattina presso gli uffici dell'ANCE Teramo l'accordo sulla gestione dei rifiuti ingombranti nei cantieri edili teramani oggetto di ricostruzione edilizia per la riparazione dei danni da sisma e per gli incentivi fiscali.
protocollo prevede un intervento perché attraverso i lavori del 110 avremo sicuramente in questi mesi e nei prossimi un accumulo di tutti quelli che sono gli svuotamenti, soprattutto degli appartamenti, e quindi avremo tantissimi ingombranti, tantissimo materiale che è difficile da recuperare. Noi ci eravamo già preoccupati qualche mese fa, se voi vi ricordate abbiamo fatto dei lavori per il ripristino dell'accesso di Carapollo dedicata proprio a questo tipo di intervento. Quindi questo protocollo lo accogliamo a cuor leggero perché abbiamo già lavorato sull'infrastruttura, abbiamo rifatto la pavimentazione, abbiamo rifatto l'ingresso, abbiamo dedicato una persona ad accogliere tutti quelli che vengono a scaricare a Carapollo. Ora ecco, bisogna organizzare nel senso che la normativa è abbastanza specifica, prevede tutta una serie di accorgimenti sia nei formulari che nel trasporto. Questo protocollo mette nero su bianco le regole per poter conferire a Carapollo. E in sostanza sarà l'azienda a contattarvi o come si svolgerà in pratica proprio l'attività? Certo, ciò che è scritto sul protocollo è incisivo, ma noi comunque diamo un margine di libertà, quindi cercheremo di organizzarci al meglio. Perché? Perché naturalmente gli associati dell'ANCE non sono pochi e i lavori sono tanti, quindi dedicheremo dei giorni e un'attenzione particolare a questo tipo di problematiche. Restiamo in provincia di Teramo perché è stato inaugurato appena un anno fa il nuovo moderno depuratore di Alba Adriatica e da oggi entra pienamente in funzione ed andrà a servire i comuni appunto di Alba Adriatica, Tortoreto, Martinsicuro, Colonnella e parte di Tortoreto. Il depuratore di Alba Adriatica, inaugurato circa un anno fa, è entrato pienamente in funzione. Nei giorni scorsi tre squadre di tecnici della Ruzzo Reti hanno lavorato per collegare la parte residuale dei reflui di Villa Rosa e quelli di tutto il territorio di Alba Adriatica. L'impianto, uno tra i più grandi e moderni d'Abruzzo, oltre al territorio di Alba Adriatica, serve i comuni di Colonnella, Martinsicuro, Corropoli e parte di Tortoreto. Il depuratore, costato circa 10 milioni di euro, di cui 9 di fondi regionali, ha una capacità depurativa di circa 90.000 abitanti equivalenti. È dotato di 3 linee di trattamento acque reflue e fanghi attivi e di ben 7 vasche ed è destinato a ricevere progressivamente tutti i reflui provenienti dai principali centri della Val Vibrata con la graduale dismissione degli impianti di depurazione di piccola e media taglia. È un giorno importante, ha commentato la presidente Alessia Cognitti, non solo per i comuni interessati ma per tutto il nostro territorio. Il depuratore permetterà alla Ruzzo Reti di migliorare ulteriormente il servizio di depurazione. Questo è un passaggio fondamentale. Un processo depurativo d'eccellenza significa servizi più efficienti e soprattutto mare pulito per la popolazione della provincia di Teramo e per tutti i turisti che trascorrono l'estate sulla nostra costa. Il depuratore di Alba non è un unicum, continua la presidente. Basti pensare alla nuova condotta litoranea adduttrice all'acquedotto, 20 km di condotta idrica che toccherà i comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro per un importo totale di 19 milioni di euro. Fondamentale la piena funzionalità del nuovo depuratore, ha aggiunto il sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti. Non solo per la tutela ambientale, ma anche per i servizi resi alla comunità e per la balneabilità delle nostre acque, obiettivo primario per lo sviluppo turistico del nostro territorio. A Pescara è stata presentata l'ottava edizione di Go Festival, che si terrà a Guardia Grele nei mesi di luglio e agosto. Vediamo. Presentata questa mattina in regione a Pescara l'ottava edizione del Guardia Grele Opera Festival, un evento che cresce anno dopo anno, è il caso di dire. Sì, sì, come dicevo prima in conferenza stampa, io me lo chiedo ogni anno se vale la pena continuare, la risposta è comunque assolutamente positiva perché i riscontri sono tali da darci la forza e le energie per continuare. Dedico uno su tutti, noi facciamo le audizioni per scegliere giovani cantanti che mettono poi in scena le opere che la nostra direzione artistica sceglie, e nel corso degli anni abbiamo potuto verificare che una buona parte di questi cantanti sono in carriera, quindi cantano nei prestigiosi teatri prestigiosi sia in Italia che all'estero, affrontano repertori prestigiosi e quindi credo che questa opportunità che noi diamo a questi ragazzi vale la pena di portarla avanti.
avanti, di insistere. È diventato un grande evento, continua in maniera esponenziale, lo guardiamo con particolare attenzione, non solo per la bellezza, per i concerti, per lo spettacolo, per la cultura, ma soprattutto perché la location credo che sia l'emblema del nostro Abruzzo ai piedi della Maiella, ma soprattutto il richiamo enogastronomico che oggi è un'attrattiva ulteriore per il turismo, quindi è una manifestazione che ci piace al 100%, siccome lo spessore sta diventando di altissimo pregio, la teniamo in maniera particolare attenzionata. Sì, sin dal primo giorno abbiamo sposato le attività di Guardia Grigia Opera Festival. L'anno scorso ho avuto anche il piacere di partecipare alle audizioni a Santa Cecilia a Roma, proprio per vedere tutto il percorso per arrivare poi alle attività estive sia con le operette che con la musica lirica, e ho visto il grande lavoro che c'è dietro, e per questo l'amministrazione comunale è stata e sarà al loro fianco, perché con le loro attività e con il loro impegno da volontari sta portando il nome della città fuori dai confini anche abruzzesi, e per noi è soltanto un vanto a livello turistico, e faremo di tutto per poterli appoggiare. Quest'anno con i solisti veneti avremo un altro passo in più per quanto riguarda le attività e anche l'immagine e la caratura delle attività che verranno svolte a Guardia Grele. Lady Chef Nadia con il brodetto all'Ortonese si è aggiudicata la finale regionale, una vittoria sofferta ma meritata per il pesce povero utilizzato a meraviglia con aromi e sapori che hanno fatto la differenza sui set elaborati in gara a rappresentanza delle altre altrettante marinerie della nostra regione. Sette elaborati in gara nella finale regionale del Festival del Brodetto al ristorante La Perla di San Buceto di San Giovanni Tatino, in giuria Franca Minnucci. Come ha trovato questi elaborati di illustri professionisti della ristorazione? Straordinari, soprattutto li ho trovati con un pesce freschissimo da tutte le parti, qualunque elaborato aveva dei pesci molto, molto compositi, molto variegati nella scelta, ma soprattutto freschissimi, sapevano veramente di mare. In questa giornata di fiamma e di fuoco, è stato un vero refrigerio mangiare questi brodetti che ci hanno riportato indietro, ci hanno riportato al mondo della marina, dei marinai, che è sempre un mondo che sta nel nostro cuore, sia perché siamo abruzzesi e pescaresi e siamo della costa, e sia nel mio caso perché sono veramente una figlia di quella marina che io adoro e amo molto. Se lo chiedono ancora in tanti, cosa fa la differenza nella preparazione di un buon brodetto? Tante cose. Come io prima cercavo di spiegare, il brodetto è il risultato anche di una serie di elementi che sono immateriali, che sono fatti dalla fatica, da quello che poi loro escogitavano per poter mettere insieme questi pesci e farne poi un prodotto, farne una pietanza, perché c'è tutto un mondo dietro, fatto di tante altre cose oltre che del pesce, anche di quel profumo di mare, di quelle stesse onde, di quei silenzi, di quelle atmosfere, il brodetto, così come tutti i cibi, ci riportano e ci riconducono ad un variegato mondo del quale noi dobbiamo conoscere tutte le peculiarità, se vogliamo veramente gustarlo quel brodetto. In questo caso e nel nostro caso abbiamo fatto una bella differenza fra i brodetti che sono quel pasto antico, ma anche quel pasto povero in cui i pescatori cercavano di riportare alla famiglia qualcosa per poter sostenere e sostenersi, e quindi che erano allungati proprio con l'acqua di mare, con un po' di pomodoro, quindi era un brodo che è diversa dalla zuppa, che è più pomodoro, che è più stretta ed è qualcosa di più elegante da portare come un secondo e non come un primo, perché nel primo ci si bagnava il pane, che era l'elemento fondamentale per la sopravvivenza. Ed ora siamo alla nostra pagina dello sport. La possibile esclusione di Teramo e Campobasso dalla Lega Pro potrebbe far scivolare il Pescara nel girone C di Lega Pro. Prima tuttavia bisognerà capire se le formazioni sarde saranno confermate come è stato l'anno scorso nel raggruppamento centrale. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. B o C? La risposta alla domanda sarà determinante per il prossimo futuro del Pescara, che chiusa la maxi operazione di mercato col Monza e attivo anche per le pedine che verranno, potrebbe cambiare raggruppamento passando al girone sud. Un gruppo che il Pescara, almeno nella sua storia recente, non ha mai affrontato, rimanendo prevalentemente nel girone centrale. Se dovesse essere confermata l'esclusione di Teramo e Campobasso dalla Lega Pro e contestualmente dovessero essere ripetuti
pescate, una retrocessa dalla C, la Fermana, e una vincitrice dei playoff di Serie D, la Torres, ci sarebbe da capire in base a quali criteri saranno disegnati in campionati. Inevitabile la conferma della conformazione nord-centro-sud, ma la presenza nel B dello scorso campionato dell'Olbia, altra sarda come la Torres, espressione della città di Sassari a nord della regione esattamente come l'Olbia, ma leggermente più spostata verso il meridione, potrebbe far scivolare il Delfino, che comunque a livello longitudinale è più su di Sassari. Questo per facilitare gli spostamenti, prevalentemente per via aerea, delle due compagini isolane, che avranno necessità spesso anche di modificare gli orari di inizio delle partite, come già avvenuto nel recente passato, proprio per permettere un rientro in Sardegna. Discorso valido anche all'inverso, quando le compagini avversarie si sono recate per disputare i propri impegni di campionato al Bruno Nespoli contro i biancocelesti. Ragionamento simile per il Vanni Sanna, che ospita le gare interne della Torres. Qualora le due sarde dovessero essere inserite al centro per permettere spostamenti più comodi verso il continente, il Peschiara, mancando sia Teramo che Campobasso, potrebbe ritrovarsi in un raggruppamento di grande fascino con Catanzaro, Avellino, Taranto, Foggia, Latina e quel Monopoli che potrebbe vedere Alberto Colombo come avversario dopo poche settimane. Spetterà agli organi preposti decidere la geografia della terza serie, non prima di aver chiarito in maniera definitiva quali saranno le 60 partecipanti. E sono ore frenetiche invece in casa Teramo con il legale Cesare Di Cintio, che sta preparando il ricorso contro l'esclusione alla prossima Serie C. Intanto sulla vicenda IVA il socio di minoranza Franco Iachini ha risposto alle critiche. A ore il Teramo presenterà il ricorso contro la bocciatura Covisoc di venerdì sera e lo farà per il tramite della DCF Sport Legal con l'avvocato Cesare Di Cintio, ma i margini per spuntarla allo stato attuale sono ridotti al lumicino. Lo sono perché dagli ambienti della federazione la situazione del diavolo è definita come molto compromessa. Le mancanze sono state tante e soprattutto non è possibile in alcun modo integrare quanto presentato lo scorso 22 giugno. Per questo, visto anche il tempo risicato che manca per l'avvio della prossima stagione, c'è già da qualche ora in piedi il famoso piano B, quello che dovrebbe servire al Teramo in caso di esclusione il prossimo venerdì al Consiglio federale di poter partecipare al campionato interregionale. Nel frattempo, a proposito di documentazione mancante, come da missiva Covisoc inviata alla società biancorossa, il socio di minoranza ed ex presidente Franco Iachini fa chiarezza su quanto accaduto. Agosto 2021 la Federazione Italiana Gioco Calcio ha disposto la sospensione di tutti i pagamenti rateali in capo a tutte le società di Serie A, Serie B e Serie C. Naturalmente il Teramo, come tutte le altre squadre, ha aderito a questa sospensione e la sospensione aveva efficacia fino al 31 di maggio di quest'anno. Allo scadere bisognava presentare una nuova richiesta di rateizzazione all'agenzia per le riscossioni, cosa che doveva essere fatto dagli amministratori in carica in quel periodo. Mi sembra che sia stata fatta dall'amministratore Massimo Chierchia subito dopo il suo insediamento. Quindi, come vede, quell'IVA è relativa al periodo del presidente Campitelli, perché per quanto riguarda tutto il periodo della mia gestione degli anni 20-21, 19-20-21 è stata regolarmente pagata. Quello che vorrei sottolineare è che alcuni elementi di questo club, del direttivo, non fanno altro che cogliere qualsiasi occasione necessaria per sollevare delle polemiche nei confronti del sottoscritto, e questo sicuramente duole e nuoce al bene della squadra, e tra l'altro non fa altro che allontanare tutti quei potenziali investitori che vorrebbero aiutare il Teramo Calcio, perché se un presidente si deve vedere attaccato ogni qualvolta per delle scuse assolutamente inesistenti e che tra l'altro non vengono neanche approfondite, perché questo che mi fa molto rammarico: la gente appena trova qualcosa deve subito attaccare. Ecco, beh, questo naturalmente non farà sì che al Teramo Calcio si possa avere una continuità da parte della massima dirigenza e di colui che investe su questa squadra. Cambiamo disciplina. Dopo due anni di stop causa pandemia, torna per l'iniziativa della WISP l'ottavo trofeo di nuoto Città di Giulianova.
la gara amatoriale e la terza tappa del circuito nazionale di nuoto in acque libere. La coincidenza della prima iniziativa ci inorgoglì, perché era il primo anno dell'amministrazione Costantini e con il mio socio Vincenzo eravamo appena diventati concessionari del Venere, della storica struttura che oggi ci ospita. Quindi tornare ad ospitare questa gara per noi è un gran piacere, e d'altronde lo sport come non assecondarlo. Sono contento sia da amministratore che da balneatore. E noi daremo il nostro supporto per quanto riguarda, diciamo, la sicurezza in mare, quindi emaneremo apposita ordinanza per la manifestazione, come facciamo per tutte quelle che avvengono diciamo ormai quasi quotidianamente nella stagione estiva, e daremo anche supporto con le motovedetta per eventuali necessità. Ne approfitto per fare delle raccomandazioni che comunque sono opportune in questo periodo, visto che stiamo avendo diversi decessi per malori, e quindi ovviamente in questo caso saranno persone ovviamente controllate, però essendo un'attività aperta a tutti, mi raccomando di affrontare questa manifestazione soltanto se in buono stato di salute. Ci aspettiamo un calo, ovviamente, perché c'è ancora un po' di, diciamo, resistenza a ritrovare quella socialità, a nuotare insieme. Le piscine sono state chiuse, quindi c'è un po' di difficoltà sicuramente. Ci aspettiamo circa una sessantina di atleti provenienti un po' da tutto il centro Italia, che si sfideranno in un circuito a boe di 2,5 km la mattina del 17 luglio qui a Giulianova. Stiamo raccogliendo le iscrizioni. Questa gara fa parte del circuito adriatico Acque Libere, che è un insieme di gare, che è un contenitore che abbiamo messo insieme con alcuni amici, e partono da San Benedetto e arrivano fino a Termoli. Quindi già siamo alla terza tappa, quindi già si è svolta la gara di San Benedetto e quella di Pineto, e noi saremo la terza tappa, dopodiché si andrà verso, diciamo, verso sud. Questa è la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e arrivederci.